Grande Fratello VIP 2, Luca Onestini, la rivelazione su Soleil. Luca Onestini al GF VIP, mi mancherà Soleil. Ieri, finalmente, sono stati svelati i nomi dei concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello VIP. Tra questi ci sarà anche l'extronista di Uomini e Donne Luca Onestini. Il ragazzo, come molti sapranno bene, ha partecipato alla scorsa edizione del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi prima come corteggiatore e, successivamente, come tronista. E proprio da tronista si è innamorato di Soleil Sorge, con la quale ha iniziato una relazione da circa 4 mesi. Il reality show condotto da Ilaria Blasi potrebbe mettere a serio rischio la loro relazione? Chissà, intanto, come riportato dal blog Il Vicolo dell'Enefs.it, Luca ha rilasciato un'intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni. E proprio durante questa intervista ha rivelato che la persona che gli mancherà di più in questa sua esperienza come concorrente al GF VIP sarà proprio la sua bella fidanzata, mettendo a tacere le tante male lingue. In molti, infatti, hanno attaccato Onestini in questi mesi, accusandolo di aver scelto Soleil solo per business e non certo per amore, se no avrebbe fatto un'altra scelta. Scelta, che per tanti fan del dating show sarebbe dovuta ricadere su Giulia Latini. Grande Fratello VIP 2017, Luca Onestini e Soleil Sorge sempre più innamorati. Comunque sia, sono già passati 4 mesi dal momento in cui Luca Onestini e Soleil Sorge si sono messi insieme. E tra i due sembra che le cose stiano andando bene. Il GF VIP 2 potrebbe minare questo loro amore? Ovviamente, nemmeno a dirlo, le loro fan sono già preoccupate. Ma chi è Luca Onestini? Per i pochi che non lo sapessero è stato Mister Italia nel 2013 e in TV ha partecipato a Temptation Island come tentatore e successivamente come corteggiatore e tronista Uomini e Donne. Al settimanale TV Sorrisi e Canzoni ha svelato di aver accettato di partecipare al reality show condotto da Ilaria Blasi perché ha sempre amato le sfide e vorrebbe superare i suoi limiti. Ma ha comunque dichiarato di essere anche un po' impaurito, asserendo: ho paura degli spazi ristretti da condividere, la convivenza con delle persone che non ho scelto, l'eventuale arroganza di alcuni coinquilini, la scarsa igiene, l'ozio e dividere il bagno. Ha anche aggiunto di essere disordinato. Motivo per cui gli altri concorrenti potrebbero non gradire questo suo aspetto caratteriale. Tuttavia ha chiosato di volersi dare da fare nella casa del Grande Fratello VIP, cucinando e pulendo. Riuscirà ad andare d'accordo con tutti.